Lello? 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 Gaetano? Sali da lavoro. Che fai? Ma dai, se vuoi tu citofono? Io stavo a baccia, ci stiamo sagli direttamente, che me ne importa. Ma perché? Fai sempre queste cose strane. Ma perché sai? Tu dai vasagli e sto sagliù. Hai vasagli, cioè, orice citofono, orice sai. Non è che fai tutte e due cose, prima mi fai venire il citofono, poi piglia e sagli direttamente. È bello qua, eh? Si è piazzato. Tenerito. Liscio. Telefono. Pronto? 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 Ma sta tu sì che è pronto, bro. Noi che è finto, non ten attacco, non ten cosa. Sta pronto? Oh, è com'è? Mannaccia. È uno si tiene un telefono finto in da casa. È finto, è ornamentato. È un telefono ornamentato. Non funziona. No, non funziona, è per bellezza. E la radio? La radio funziona? No, nemmeno la radio. Non funziona. No, vabbè, però per cortesia non tocca niente. No, si rompe sta roba, hai capito? Funziona. Cioè, funziona o non c'è? È ornamentato. Ah. È ornamentato. Ecco, ma la radio non funziona. Non funziona. Non funziona, tutta roba che non funziona in questa casa. C'è qualcosa che si tiene là per bellezza. Ma devi toccare tutto cosa. Ma perché non ci metti qualcosa in queste bottiglie? Tutto vagante, tutto vagante. Tutto vagante. Ma poco l'acqua ci sei bene. No, niente. Non tocca niente, perché... Stai in dubbio, ma c'è l'altro che è la roba, ma non piace, perché sta la casa mia? È ornamentale, tutto cosa... E di che? La esce e sta in casa. Mannaggia, mi serve. Ma ci fate niente, oggi guardate solo... No, cioè, si è venuto in presto stamattina, eh? Perché? Sono i nuovi già sei qua, non ci capisco. Oggi fatto un giro, hai fatto un giro, guarda caso, un giro, non fornire proprio qua. Sono venuto sotto per tu. No, io sono venuto apposta proprio. Non pensavo che ti trovato a passare, no, proprio apposta. Invece guarda caso, si vede un meno i nuovi. Si vede un meno? Ma che tieni, si parlano pure. Tienimi la mano, ma li avevi cosa... Ma no, signore. Non mi tocca, papà, fammi questa cortesia. Mica è colpa mia se sono venuto a questi ambressi. A me la signora mi ha bussato di 6:30. Allora che fate? La camera la tenete, la posate? Agite, no, signore, state così perché io vi lascio anche la borsa. Agite, può darsi che io mi trovo una sistemazione. Agite, e tu mi trovavi la stanza, io veniva da te, ci paragnavo pure. Io ti trovavo la sistemazione? Tu mi trovavi una stanza. Paragnavi 7.000? No. Io sono a Firenze, caso un ospite, che se tu lo trovi la sistemazione? Sì, se non la trovi, me la trovi. Ma io sono un ospite, non posso. Ah, zio vero, pensavo che era ornamentato. Oh, pure questo. Venga qua, io sto... Tu che lo hai fatto è caso, sei pure difficoltoso. Io? Sei difficoltoso. Perché sennò Mart teneva un posto... Cioè, tenne un lettino a fatica. Ci sta possibile tenere un lettino? Cioè, a fatica Mart, no? Ah, ti stanno un lettino libero, una cosa che... Ah, e allora non ti preoccupare, tutto a posto. Ma buono qualunque cosa, non ti preoccupare. Sì, a dove fatica Mart? Niente, cioè, un posto qua vicino, fatica. Ah. Una parte qua. Sì, ma che lavoro fa? Da gente, Raffaele, non posso qua vicino. Non posso, non può dormire, ma è qua vicino proprio. Sì, ci capite, ma che lei è un'industria, eh? No. Allora, un ufficio? No, signore, è un posto... Una fabbrica. Aspetta, è un posto che messo qua, no? Cioè, fa proprio sul lavoro qua. Cioè, va là e... Come la diciamo? Come si fosse... Cioè, niente, essa arriva là. Sì. Va a faticare là. Sì. È come se fosse qua vicino proprio. Cioè, proprio... Ma perché non allargano un po'? Cammi, si tiene tutto su spazio e cammina la rete a me. Mi sei in gol, non mi fai... Non mi sento a mio agio. Io vedo questa cosa a mano, a me vengo da una parte, appoggio, cammino per tutta la casa con questa creatura in braccio. Ma io ti posso trasferire in una casa per caso, se hai visto Mario? Chi te lo tocca questa cosa? Vuoi l'appoggio? No, perché mette paura che mi scordi, hai capito? Stai facendo mille difficoltà, io so sapere. Sta zitto, c'è il suo posto, sta qua vicino, no signora, da sapere. Tu stai dicendo qua vicino, ma si può sapere che fatica che fa? Te lo sto dicendo, tu non fabbrica, non capisci. Io non capisco, non me l'hai ritto. Ti sto dicendo che va là e fa come se fosse una specie di infermiera. Ah, allora è un ospedale. Una clinica. Cioè, potrebbe essere. Potrebbe essere, o no? Cioè, chi se ne posso, Raffè, l'antini ci fatti gente normale, prima cosa. Normale. No? Gente normale. Normale. Gente normale. Tieni presente questa cosa sempre, pure in seguito quando poi capisci. Normale. Gente normale. Va all'antino. Sta là, allora. Niente, però, hai capito? E tu gente normale che ogni tanto
È normale. Cioè, uno ti viene a dire, signore, sono un dorete. Cioè, normale. Ogni tanto. Cioè, come te, tu sei normale. Cioè, però, capito, uno ogni tanto. Ma che cosa, Gaeta, che cosa? Cioè, è normale, ma... Che fa? Ogni tanto, la fe, capisci? Che fa, una balla, che fa? Ma che balla, gente normale, ogni tanto, capisci? Ma che è, un manicomio? Non signore, c'è... Ma la gattina, hai proprio 7.000 lire, piglia e me ne vado a dormire, mi sa gente normale, va boh! A me è quello che... Ma... Non mi scendo proprio. Ma ci sono tutti... Tutto... Sì, poi è scoppiata questa cosa. Come ha detto, sì. E mi hai fatto l'amore con qualcuno? Sì, poi e mi è scoppiata. Però basta, cioè, almeno... Ognuno è libero, cioè, allora mo che fanno? Secondo te, ci siamo tutti rimesso questo? Era venuto il catino. Era venuto il catino.